Vediamo quanti sono i gradi di libertà nel caso di una molecola lineare che schematizziamo come una penna. Allora dobbiamo prendere la penna e adesso vediamo in particolare quante rotazioni può compiere, cioè se può ruotare attorno a tutti e tre gli assi dello spazio. Prendiamo la penna, la dobbiamo far partire sempre dalla stessa posizione iniziale, per esempio questa. Allora la metto in questo modo e vedo se può ruotare attorno a questo asse e naturalmente può ruotare. Poi sempre parto con la penna nella stessa posizione iniziale, la metto intorno a quest'altro asse e vedo che anche intorno a questo asse può ruotare. Poi prendo la penna, la metto sempre nella stessa posizione iniziale e vedo che attorno al terzo asse non riesce a ruotare perché abbiamo fatto l'ipotesi che la penna non abbia spessore. Quindi per capire i gradi di libertà devo prendere la penna e la devo sempre far partire dalla stessa posizione iniziale. Una volta la faccio ruotare attorno a un asse, poi attorno all'altro asse e poi attorno al terzo asse. Attorno al terzo asse non ruota, non ruota perché non ha spessore. Vediamo invece che succede se noi prendiamo una molecola modestamente piana, cioè planare. Per esempio, mettiamo questo telefono in questo modo, dobbiamo sempre farlo partire dalla stessa posizione iniziale e lo dobbiamo far ruotare attorno ai tre assi. Quando noi lo mettiamo così, può ruotare attorno a questo asse. Quando, sempre partendo dalla stessa posizione iniziale, lo mettiamo così, può ruotare anche attorno al secondo asse. E sempre partendo dalla stessa posizione iniziale, lo facciamo ruotare anche attorno al terzo asse. Quindi vediamo che una molecola piana, planare, può ruotare attorno a tutti e tre gli assi. Primo asse, secondo asse e terzo asse.